Novità e innovazione sono le parole chiave che caratterizzeranno il nuovo anno scolastico al Ruffini di Imperia. Quest'oggi la grande inaugurazione dell'Aula Magna, il nuovo dirigente scolastico, il professor Paolo Aurichi, ha salutato le nuove leghe, traghettando definitivamente verso il Ruffini anche l'Istituto Tecnico Turistico Thomas Embury. Sì, è un primo giorno di scuola anche per me a Ruffini. In effetti il Ruffini si caratterizzerà quest'anno per alcune novità. La principale è appunto quella dell'aggregazione, dell'accorpamento del turistico, che ha portato un incremento di alunni, di iscritti anche in misura consistente, e quindi la scuola va a connotarsi per quattro indirizzi fondamentali. Poi, oltre al turistico, ci sarà anche l'ex geometri, che attualmente si chiama costruzione ambiente territorio. E poi ci sarà l'agrario, l'indirizzo agrario, e poi ci sarà il tradizionale indirizzo commerciale nelle versioni aggiornate della SIA e della RIM. E quindi è un giorno di buoni propositi, il primo giorno di scuola in cui si augura ogni bene a tutti quelli che fanno parte del mondo della scuola. Mi piace qui soffermarmi un attimo sulla cerimonia di accoglienza dei primini, dei ragazzini di prima, alla quale partecipano anche le autorità della città, della provincia e i genitori. È quindi un momento di incontro e di riunione di tutte le componenti della società che in qualche maniera sono interessate e si rivedono, si incontrano nel mondo della scuola, perché il mondo della scuola non è fatto soltanto di alunni e docenti, è fatto anche di genitori, è fatto anche di istituzioni, è fatto anche di collaborazione all'interno della società per accompagnare i nostri ragazzi nel modo migliore nel loro percorso di crescita.